Mi racconti due momenti della sua vita di giocatore o di allenatore, la più grossa delusione, per esempio, la più grande gioia. Guarda, la più grossa delusione è un autogol clamoroso col Milan, campionato il 67-68, vinse appunto lo scudetto il Milan. Gol clamoroso, magnifico colpo di testa, tanta angoscia dentro il cuore, tanto dispiacere, ma comunque è passata anche quella. È un gran gol contro la Roma nel 62, questa un gol grande splendido, gioia. Una bella gioia, una bella soddisfazione. Giagnoni, lei prova nostalgia per la sua Sardegna? Tanta, tanta. Giagnoni, quando preparo i miei personaggi io vado in archivio e cerco di documentarmi. Ebbene, il suo dossier, nonostante i suoi successi, che ormai sono parecchi, era piuttosto magro. Non ho trovato molto materiale su di lei, come mai? Io un grosso giocatore non lo sono mai stato. E perciò non sono mai appartenuto alla grande risonanza nazionale. Giagnoni, come spiega che i grandi allenatori, salvo rarissime eccezioni, non furono mai grandi calciatori? Io penso che il grande giocatore ha di per sé, per natura, delle grandi doti, quindi non è portato molto a ragionare su ciò che deve fare, ce l'ha già, è fortunato. Un giocatore normale, diciamo, se vuole assumere la vetta del grande giocatore, perlomeno bilanciare, contrastare la classe dell'altro, è chiaro che deve far ragionare un po' il cervello per cercare dentro se stesso tutte le migliori qualità. Un domani può trovarsi appunto tutta questa riflessione, tutto questo ragionamento. Sente il peso dell'eredità del grande Torino? Guarda, il peso, effettivamente. E il peso si sente, lo si avverte, è una responsabilità, un onore anche solo ricordare che quello era un grande Torino, ma anche questo è il Torino. Quella là è una squadra che si era fermata, ma non c'è poi molta differenza, perché questo Torino vuole fermarsi anche questo. Dovesse prendere una decisione che la mettesse di fronte al bivio, lavoro o famiglia, ci ha mai pensato? Come si comporterebbe? Guarda, si dice così, lavoro è importante nella vita di un uomo, ma più importante della famiglia non c'è niente. Signora, lei è sicura che suo marito anteporrebbe? No, io non sono sicura. C'è il telefono, è corre al telefono. Sua figlia è andata al telefono, come si chiama sua figlia? Daniela. È brava. Che richiamino dopo, per favore, un momentino di pazienza. Si chiama Daniela. È brava. Ha 11 anni, sì. E il maschio? Lui assomiglia un po' di più a me. Comunque è bravo anche lui, ecco. Signor Giagnoni, adesso non le faccio nessuna domanda, ma sono sicuro che c'è qualcosa che non le ho chiesto, qualcosa che lei vorrebbe dire. Che cosa? Guardi, vorrei rivolgere un saluto a mia madre e mio padre. Mi rimproverano sempre di non ricordarmi mai di loro, appunto, attraverso la televisione e la radio. Dato che lei me lo consente, tutto saluto, ciao. Sono laggiù a Olbia, mi pare. Sì, sono ad Olbia, in Sardegna.